laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di altissimo Signore porta il segno. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Un Vangelo nel quale il Signore si rivolge a questi uomini, questi farisei e questi erodiani che sono andati da lui con delle intenzioni false, ingannevoli. Infatti sia i farisei che gli erodiani erano stati mandati dai loro capi con il proposito di mettere in difficoltà il Signore su qualche argomento, in modo da screditarlo di fronte alla gente, all'opinione pubblica, diremo noi. E allora è interessante vedere come farisei e erodiani si mettono insieme. Chi erano queste persone? Erano due fazioni del tempo del Signore contrapposte, nemica l'una dell'altro. I farisei, infatti, potremmo dire che erano i nazionalisti del tempo, erano fortemente antiromani, i conquistatori, no? Come sappiamo, della Palestina in quel tempo. E poi gli erodiani, invece, come dice il nome, erano quelli a favore del re Erode, il quale era un re fantoccio, un re che governava per i romani. Quindi gli erodiani erano dei filoromani, quindi nazionalisti da una parte, filoromani dall'altra, a favore dei conquistatori, cioè. Quindi erano due fazioni contrapposte che però si alleano per andare contro al Signore, come a dirci che sono due facce della stessa medaglia, come a dirci che la vera distinzione fra bene e male non sono le realtà di questo mondo, ma nell'essere con Dio o contro Dio. E allora ecco, vanno dal Signore e si rivolgono a lui con delle parole di lusinga: «Maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità». Ma poi sappiamo che avevano tutt'altre intenzioni, sono delle persone false che davanti sorridono e poi hanno delle cattive intenzioni invece nascoste. Allora, fratelli e sorelle, dobbiamo stare attenti, penso, a tutti quelli che ci lusingano continuamente, che ci dicono bravi, buoni. Dubitiamo, ecco, della sincerità di queste persone, e comunque sia cerchiamo di non fare così, ma piuttosto di avere un rapporto fraterno l'uno con l'altro, certo di aiuto nei momenti della difficoltà, ma anche di correzione fraterna, di schiettezza, di verità fra di noi, dicendoci le cose anche come le pensiamo, anche quando sono antipatiche, anche quando non sono uguali a quelle del nostro prossimo. E quindi il Signore ci invita a tutt'altro atteggiamento rispetto a quello di questi farisei e di questi erodiani. Allora, fratelli e sorelle, il Signore ci invita a non identificarci in nessuna realtà terrena, in nessuna fazione, in nessun partito politico. Bello è una citazione che traggo dalla lettera a Pipetta di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani è un sacerdote famosissimo, un sacerdote fiorentino, che scrivendo a questo povero uomo, appunto Pipetta, che era un appartenente sfegatato, diciamo, al Partito Comunista di un tempo, e quindi siamo nei tempi in cui c'era la contrapposizione forte fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, ecco, Don Lorenzo scrive
a Pipetta e gli dice: io sono con te perché sei un povero, sei un emarginato e io prego perché tu riesci ad affrancarti da questa povertà, sono con te nelle tue lotte, anche se per me è una sofferenza perché tu rifiuti anche Dio, però sono dalla tua parte perché sei un povero. Però, dice Don Lorenzo Milani, il giorno che avremo sfondata insieme la cancellata di qualche parco, installata insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco, ricordatene, Pipetta, non ti fidare di me, quel giorno io ti tradirò. Quel giorno io non resterò là con te, io tornerò nella tua casuccia piovosa e puzzolente a pregare per te, davanti al mio Signore crocifisso, quando tu non avrai più fame né sete, ricordatene, Pipetta, quel giorno io ti tradirò. Quel giorno finalmente potrò cantare l'unico grido di vittoria degno di un sacerdote di Cristo, che sono le beatitudini. E allora, fratelli e sorelle, delle parole di Don Lorenzo che ci illuminano. Noi non abbiamo una fazione politica dalla parte della quale stare come cristiani, ma dobbiamo stare dalla parte di Dio e dalla parte dei poveri, sempre. Allora, fratelli e sorelle, in quel tempo sia i farisei che gli erodiani rivolgono al Signore questa domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Una domanda che era un trabocchetto, un tranello. Infatti loro pensavano che comunque rispondeva il Signore avrebbe sbagliato, l'avrebbero potuto criticare. Infatti se diceva è lecito pagare il tributo a Cesare, i farisei nazionalisti potevano dire alla gente: ecco, questo qua è a favore dei conquistatori, dei romani, quindi non è un buon ebreo, un buon giudeo, dubitate di lui, è alleato dei nostri nemici. E d'altro canto, se invece il Signore rispondeva non è lecito pagare il tributo a Cesare, c'erano gli erodiani che andavano subito a denunciarlo all'autorità pubblica e così potevano arrestare il Signore perché diceva di non pagare le tasse ai romani. Quindi era un tranello questa domanda, ma la sapienza del Signore è più grande, la sapienza del Signore è superiore alla sapienza, a ogni sapienza umana. E poi soprattutto il Signore legge dentro il cuore delle persone, nelle nostre anime, sa bene cosa si nasconde al di là della facciata e dei nostri ragionamenti. E dice a queste persone il Signore: mostratemi una moneta del tributo. E questi gli presentano un denaro. E il Signore dice loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? E le monete di quel tempo erano proprio fatte così, erano monete di metallo in cui era impresso il volto dell'imperatore e poi le iscrizioni intorno alla moneta che dicevano: questo è l'imperatore Giulio Cesare o cose simili. E allora il Signore chiede proprio a questi farisei, a questi erodiani, di chi è l'immagine e di chi è l'iscrizione. E gli rispondono prontamente: è di Cesare. E allora il Signore, che risponde con questa frase ormai famosa e passata nel nostro parlare quotidiano: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Quindi la moneta che è stata fatta da Cesare è giusto restituirla a lui, lo dobbiamo fare. Anche noi, se ci frughiamo in tasca, nel nostro borsello troviamo dei soldi e c'è scritto che è stata fatta dall'Unione Europea o dallo Stato italiano, quindi è giusto restituirglieli. Le tasse vanno pagate, anche se sono tante a volte, è giusto pagarle e se non le paghiamo facciamo peccato. Quindi il Signore ci insegna a essere onesti. E poi una frase questa che è ricca di significati, perché il Signore ci insegna anche il giusto rapporto che ci deve essere fra Stato e Chiesa. Il Cavour diceva che doveva essere regolata il rapporto fra Stato e Chiesa, e lo sintetizzava con un'espressione: libera Chiesa in libero Stato. Nel Medioevo era un po' il contrario, no? Nel Medioevo si diceva libero Stato in libera Chiesa, comunque non in un rapporto paritario. Ecco, il Signore invece ci invita a pensare in un modo così, cioè libera Chiesa e libero Stato.
dati a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, come due realtà sorelle, distinte, che collaborano fra di loro, che si occupano, ecco, di cose diverse e comunque tutte e due importanti, tutte e due necessarie. E allora ecco, ci invita a una collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli. E poi, ecco, soprattutto il Signore ci invita a dare a Dio quel che è di Dio, perché se di Cesare è la moneta, di Dio che cos'è? Allora la moneta con impresso il volto dell'imperatore ci richiama al racconto della Genesi, alla creazione dell'uomo, quando Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Nella nostra anima c'è impresso il volto di Dio, nella monetina c'è il volto dell'imperatore, nella nostra anima, nell'uomo c'è impresso il volto di Dio. Per cui il Signore quando ci dice rendete a Dio quel che è di Dio, parla di ognuno di noi. Perché veniamo da Lui, siamo stati creati da Dio e la nostra realizzazione, la nostra gioia, la pienezza è nel ritornare, nel tendere verso Dio. Per cui, fratelli e sorelle, dobbiamo combattere contro la mentalità di questo mondo che ci invita a essere liberi di fare quello che ci pare. Se vogliamo essere liberi e quindi felici, come ci insegna il mondo, dobbiamo togliere Dio, perché Dio ci mette i comandamenti, Dio ci mette le leggi, le regole. Ci sono i divieti, questo non lo devi fare. Allora Dio è una presenza ingombrante, per cui ecco se ne può fare a meno. Ma il Signore ci dice l'esatto contrario. Non è nella libertà assoluta che c'è la tua realizzazione, la tua felicità, ma nell'accettare Dio nella tua vita. Perché tu sei fatto a sua immagine e somiglianza, per cui non è nella libertà assoluta la nostra felicità, ma nello stare insieme al Signore, nel rispondere a questa chiamata che Egli ci rivolge. Per cui ecco, fratelli e sorelle, un insegnamento bello, grande, questo che ci viene da questa frase, da questa risposta del Signore, che dobbiamo ecco, custodire nel nostro cuore, rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra tesore la sua luce. Tu ci illumini.